Ti giri così? La guardi? Va bene, ora la guardo. Ok, adesso mi giro e me ne vado. Non capito niente. Che devo fare? Lo rompo, lo rompo. L'ho rotto. L'ho rotto, cosa ho rotto? Cosa devo rompere? Le luci devo rompere. Dove sono gli specchi? Ma sei uscito oramai. Sei in un angolo della... Io vado direttamente di qua ora. Vado direttamente di qua e vado di là. Dove vado là? Ah, ricomincio. Distrazione. Andiamo di qua, schermo. Possiamo fare? Salve a tutti, ragazzi. No. Di ora non si vede. Okay. Ok, ora si vede. Il tempo che carica, secondo me, devi caricare. Speriamo. E vabbè, ma dobbiamo fare per forza un intro. Ciao a tutti. No, niente. Oggi ciao siamo a tutti. Siamo... Tu non iniziare intanto a grattarti il naso, perché ogni volta che facciamo i video ti inizi a grattare il naso del nervosismo. È... Allora abbiamo presentato Tony. Lui è Tony, un new entry. Ciao a tutti. Allora, ragazzi, oggi con questa canzone... La smetti? Scusa. Non flexare, come si dice? Allora, posso oggi... flexare, sono io. La smetti? Va bene, sentite, è un video per YouTube. Vai, vai, hai ragione. Sei giorni. Basta. Ora faccio un taglio e partirà il video. Ok, aspetta. Ok, no, questo lo metto. Allora, come vedete non siamo su Roblox, non siamo su Adopt Me, ma siamo su Kent Revert, l'ho pronunciato giusto? Beh, perfetto. Cambridge. E che, come vedete, è un bellissimo gioco non horror, come potete sentire anche dalla musichetta, in cui dobbiamo... È solo rilassante. Sì, percorrere un corridoio infinito, io ho capito solo questo. E ci saranno tante cose inquietanti. Vi dico che per evitare di farvi spaventare troppo, se dovesse esserci qualche immagine brutta, zoomerò sulle nostre bellissime facce. Parlava di me. Quindi eviterò di farvi vedere proprio troppo... cose spaventose, e se ne ho voglia durante l'editing metterò un pallino rosso quando c'è qualche momento più spaventoso, visto che il target dei miei iscritti tutti, è un po' più basso. Va saranno bene. Tutti pallini rossi. Un po' più basso di età, intendo. Sì, va bene, allora direi di iniziare. Facciamo new game e se sperano che registri. Sì, sta registrando. Ah, ha già iniziato così? Perfetto, siamo dentro questo bellissimo corridoio, ci dobbiamo incrociare. C'è la muffa. Devi mettere i bracci in quel modo, mettiti no, i bracci. No, vai, vai. Com'era? Ok, a braccetto. Castiazzi. Perché io ho paura. No, vabbè, assomiglia al tuo corridoio comunque. Sì, guarda, la vernice è uguale, abbiamo questa chiamato lo stesso. Vabbè, andiamo avanti. Non c'è la muffa. Qui, nel mio sì. Dobbiamo capire gli oggetti, no? Ma dobbiamo, dobbiamo interagire, fare. Perché voi non lo... Voi non lo vedete, okay. Ma c'è anche una quarta persona in stanza che ha già giocato a questo gioco. Quindi veramente sono in 6, perché ci sono anche... C'è anche... Vabbè, i bambini stanno dormendo nella telecamera. No, non che dormono nella telecamera. Vabbè, andiamo, andiamo avanti. E c'è anche Buster, un cagnolino che sta dormendo. Lasciamo sul stare. Sì. ma... Questa porta è aperta. No, non ci apre. Ok, dobbiamo interagire con gli oggetti? Devi capire quello che devi fare, no? Devo capire? Me lo dovevi dire prima che devo capire, perché non iniziavo proprio sto gioco. Tu prova. A terra ci sono delle cose. Dobbiamo pulire. Ci siamo. Ah! Quella ciotolina. Ma quella è la vernice, ho capito. Dobbiamo pitturare il corridoio. La muffa. Andiamo avanti. Allora, qui c'è... Un'altra ma veramente, ciotolina. Ma... C'è un cane. Qualche... Tra l'altro, ragazzi, mi fanno male i piedi a me. No, no, vai, vai. Guarda il cane. Dove? Sul cane? È normale. Cosa state dicendo voi? Non mummurare. Cose tecniche. Allora... Io apro. Oddio! Si è solo aperta era la porta. Porta. Ma qua non controlliamo. Ma infatti, metti che c'è qualcosa che posso metterla in vendita su Vinted. Una bombola. Un dell'ossigeno. Oh, vuoi mettere? Un secchio. Va bene. Dobbiamo osservare, ma io vado avanti. Ah, ma il corridoio non era ancora iniziato. Guardiamo piano attentamente tutto. Sì. Ma questa è Santa Lucia. Sì. Proprio quella. E quelle sono. Ma queste sono Vinted? Dai. Sì. Sì, guarda, sono già messe. Ma non puoi interagire. Oh mio Dio. Guardano la mascherina negli occhi. Sì. Era periodo Covid. Negli occhi tu la tenevi la mascherina? Certo, per non vederlo. Sentite, ci concentriamo sul gioco. Madonna. Io non lo so perché. Due piantine al buio, tre piantine al buio. Voi memorizzate i dettagli. Ah, giusto, dobbiamo aprirlo magari. No. No. Shh, ma forse dobbiamo sentire. Oh mamma mia, che sono queste qua? Che casa lorda.
Allora, ci sono delle foto dei bambini, degli sposi, tutte le... tutti con gli occhiali da sole sono. Sì. Ma dobbiamo entrare anche nelle stanze? Ma no. Non è un corridoio alla infatti, fine. Infatti, è una casa. Mamma mia. Senti, io non lo aprirei questo frigo perché è molto brutto. Ma dura mezz'ora. La cucina è pulita, dai. Sì. Cioè, scusa, pure ma le che standard hai tu? Ci vengo a casa tua. Ma io non ho una casa. Sotto il ponte. Allora, infatti, allora è più pulita rispetto al ponte. No, qua non si fa niente. Non interagire qua. Qua no. Tu osserva. La macchinetta e il caffè, posso farvi un caffè? Tra l'altro se tu ma guardi c'è? Quella... Ditti, mi sono spaventata, pensavo che era una faccia. Si chiama Katakan. Katakan. E questo dopo che prendi il caffè, sai cosa succede, vero? Vai a... Katakan. Ma guardate. Oddio, allora, sentite, abbiamo una fame, andiamo avanti per favore. Sì. Perché... Questa no. Mamma mia, ecco il carion. Il carion con la farfallina. Ma succede qualcosa? No, una non si può fare niente. Di Belen. Questo l'ho fatto io. Mamma mia. Io ho paura a girarmi pure. Vabbè, andiamo. Oddio. Non ho, ho paura. Oh mamma mia, ma si è aperta. Io, perché ti sto... Oddio, non c'è più! No, c'è. Ma, è sempre ma dobbiamo andare. Andiamo. Gli diamo come ma... Perché non lasciamo stare la signora sta cantando? Scusi, signora! Signora! Signora, i limoni! Vabbè, io direi di andare. Un suggerimento. Sì. Due suggerimenti. Leggi, tipo, c'è tutto il menu, sono delle scritte. Leggi. Ma me lo dovevi dire pure anche questo qui. Si illumina per la porta. Ok, quella lampadina. Si dice che puoi uscire. Cioè, ok, perfetto. È un via libera. Ok. Tipo, hai visto tutto quello che dovevi vedere. Perfetto, quindi... Ma pure di qui, in questo corridoio, devo guardare sempre. Il corridoio di prima. Dico, devo provare anche questo. Perché fondamentalmente non è una casa, ma sono appartamenti. Sicuramente quale si aprirà? Madonna. Ma perché dispone una porta si è aperta? Una porta. Ed è il sta piovendo. È sempre la stessa stanza, aveva ragione. Sì. Ma dobbiamo guardare le foto. No, uguale. Sono. E cos'è che devo leggere? Nei muri se c'è qualche scritta. Oddio. Ma è sempre quello. Dall'ombra. Che brutta. Ma le piante non ci sono più, guarda. Beh, se... Non ci sono. Ma proprio dovevano mancare le piante. Comunque, non è sono durate più di quanto durano a casa mia. No, la sposa, te la ricordi? Sì. Vai, vai, non avere paura. Ma lo senti? È il cavalluccio che dondola, secondo me. Ma non è finito per carino, cavolo. Ma cavalluccio... No, ragazzi, c'è qualcosa non che ci cicola. Sì, proprio. Sì, aumenta il volume, perché sennò... Allora, intanto è notte. E tutto va male. Senti questo cigolare, mi sta venendo un'ansia. Ma il tappeto era così? No, no, o siamo stati noi, no. Prima perché siamo dei... Sì, sono in ciam... Non c'è più il carion. Ragazzi, carion. Ho la pelle d'oca, ho paura a girarmi. Il carion non c'è più. Aspetta, mi giro da lontano. Oh mamma mia, ma che cos'è pare che un morto sta qui? Allora, innanzitutto la luce non lampeggia, quindi non abbiamo visto quello che dobbiamo vedere. Ma non gridiamo, eh. No. Io chiudo gli occhi. Buongiorno. E... cos'è che cicola? Cos'è fuori dalla finestra? C'era un bagno, non mi ricordo, ho saltato qualche stanza. Oddio, devo guardare in alto. Questo è... Ok. Non possiamo andare, perché non abbiamo visto qualcosa. Torno in cucina. C'è qualche altra porta che abbiamo saltato? La prima l'abbiamo saltata? No, forse. No, non ci arriva. Qui, questo qui, ma sicuri? Non ci arriva. Abbiamo provato. Già precedentemente. E che cosa? Proviamo a entrare in cucina, perché magari l'abbiamo vista... Il frigo lo puoi aprire adesso? Non è che sia fondamentale aprire il frigo. Perché adesso magari c'è un cadavere. E questa porta? No, quella non la puoi aprire. Non la puoi aprire. Cassetti, biglietto. Ah, forse c'è un biglietto. Ah, il biglietto. Ok.
Make sure e voi medicine. Ricorda di prendere le tue medicine. Ok, sì. Meno male che ci siete voi, perché io non avrei saputo. E dove teniamo le medicine? Ah, lampeggia la luce, quindi possiamo andare. No. Sì. No. No. Forse possiamo uscire da questa stanza. No, ma no, ma so cavoli. Suggerisci, perché sennò finisce dopo domani. È che ci dobbiamo prendere le nostre medicine. E dove sono? Dobbiamo prendere le nostre medicine. E dove sono? Devi dobbiamo cercare le nostre medicine. Nei cassetti. Dove le medicine dove si mettono di solito? Nei cassetti. No. In bagno io le tengo. Perché potrei mettere le medicine in bagno è sbagliato, secondo me. In alto. Qua. Esatto. Perfetto. Ecco le medicine. L'Exodan. Oddio. Okay. Paura, avete visto? Metafor. Vabbè. Benzo. Vabbè, ti interessa, prendiamo sì, le barre. Mi piglio. Suona il telefono. Oddio. Ma dove è il telefono? 911, what's your emergency? Qual è l'emergenza? Please slow down. Traduci. Aspetta, che we're sending help. Please stay on the line. Più o meno. Per favore, stia in linea. Non si agiti. Aiutare. Arriverà qualcuno, non l'ho più visto. Vediamo se lampeggia la luce. Sì, ok, possiamo andare. Al previsto. Arriverà qualcuno al previsto. Il prima possibile. Oh, non so. Quella io. È aperta. Non ero io che camminavo. Cioè, non basta fa più che rumore. Mi trema nel piede una cosa. No, sono io. Ah, ok. Non fa più rumore. Non ci sono suoni. Appunto. Dio, perché ora farà tipo boh. Sì. È aperta già. È aperta. Oddio. C'è una candela per terra. Ragazzi, una lampadina. Vai, allora, vai sempre dritto e corri. Sì, con gli occhi chiusi. Che cos'è? Una lampadina. Io guardo digliela. A terra. La seconda posso prendere veramente. Ecco, hai visto? È qua che spunterà. La macchia sul muro. Oddio, no, il bagno all'emergenza. Perché si è ammazzata. Chi? Non lo so. Mamma mia, che bagno. Apri la tenda. No, ma perché non è qui? Lo sapevo io. Ma perché? Sì, prendi la varichina, c'è pulito. Guarda quanti rotoli. Mamma mia, secondo me ho avuto delle scariche potenti. Ma solo io ho pensato che ci potevamo fare dei personaggi tipo Art Attack. Tutti quei rotoli. Le piantine e tutto questo sono ancora vive. Sono almeno al buio, le piante che vivono. Ma che è marijuana? Ma è marijuana. Ecco perché vive. No, ragazzi. Vai. Ma perché sto guidando io? Paura. Non avere paura. Basta, amore. Io vado, corre. I'm sorry. Mi spiace. Ho sentito ringhiare, ma è stato Buster. Ma sei andata, l'ho scritto. Ma se cammini a terra non riesco a capire cosa c'è. Appunto, questa. Sentite, allora guarda, guardo io in basso. Aiuto. Ma se c'è qualche scritta, capito? I'm sorry. Ma che scritta vuoi trovare? Secondo te troviamo una scritta? Dai, bravo, vai tu. Io mi tappo qua. Io lo inquadro. Oddio, qui è un cavallo. Sempre il cavallo di prima. Aspetta, vai. Oddio, qua sarà qua, qui. Qua, apri. Se. 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 Sì. Ah, vabbè. Se. E forse non devi andare più italiano, avanti. Eh? Aspetta. Se lo inquadriamo. E riguardalo, perché là non mi pare che c'era subito. E sto guardando. Aspetta, ma devi andare un po' indietro. No, senti, guido io. Potrei andare un po' più piano perché mi sto girando la testa. Hai visto qualcosa pure tu? No, ma qua dobbiamo entrare, raga. Vai, apri. Non così apri. Perché ora mi giro ed è... al lampadario. Oddio. Siede un cavolo al lampadario. La pietra è l'unica cosa pulita in questa casa. Guarda questo muro. Forse dobbiamo guardare le foto. C'è qualcosa? Ecco, open the door. Apri la porta. Ok, adesso la possiamo aprire forse. Ecco, se n'è andata. Ma okay. Quale porta? È quella che non ci facevo aprire, della camera da letto. Open the door. Potresti alzare? No! Vai. Non è quella porta, è quella lì di fuori, secondo me. Quella dove non si vede assolutamente nulla. Secondo te? Ma no, non è qui? Perché no? Ah, quella lì che non si poteva aprire forse, in cucina. O il bagno di nuovo. Ma il bagno era aperto. Vediamo. Oddio, scusate, quello è il muro. Okay.
qua. Ma ti sei fissata con questa porta? Non funziona da quando abbiamo iniziato. Voglio vedere cosa c'è. E che porta dobbiamo aprire? Ma quella, quella del. Forse dobbiamo andare nel corridoio. Di nuovo dovremmo aprire. Ma perché non possiamo andare avanti? Puoi andare là per favore, perché noi dobbiamo comporre una frase. Ma open the door, c'è scritto ragazzi. E poi sì. Ma stiamo andando in qua non c'è niente, no, basta, niente, scherzavo. Nel bagno, entra nel bagno. Forse magari allo specchio. Don't cry, non piangere. Se ne va. Non piangere, Sam, dai. Sto dicendo anche il gioco. Tra l'altro sembro schifata tutto il tempo. No, perché è sporchissimo. Ma io mi schiferei più della sporcizia che della don't signora. Don't cry. Che appena la vedo gli dico, sei una lorda. Oddio. Ah, sta comparendo, sta comparendo. Secret. Mm-mm. Vediamo, riproviamo. No, manca una lettera. Dobbiamo finire, mi sa tutto. Io... per ecco. Ecco, rip. Riposa in pace. Se ok, sì. Detto, noi ci siamo attaccati. Oh, si è aperta. Ecco, perché c'è scritto secret. Ora sicuramente ci sarà l'audio di papà. Allora, io vado. Ma sta dormendo. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Nell'armadio. Vado nell'armadio. Poi mi stiamo facendo noi. Ragazzi. Perché io posso fare una piccola premessa? E prima di iniziare il gioco ci ha detto, però ragazzi non gridate. Ma io non sto gridando, sto piangendo, posso? Sei l'unica che si sta spaventando. Esatto, ma perché io sto vomitando perché non riesco più a capire niente. Ecco, di quanto... possiamo uscire? Possiamo uscire, per favore, usciamo. Questo andiamo, è l'unico obiettivo di Sonia, uscire. Oh, madonna, posso tornare in quella di prima? Vabbè, io penso che qui non dovrei fare niente. Sì, ma se c'è questa animazione vuol dire che si potrà entrare prima o poi qua. Ah, mi è venuta la cervicale. Ma dovrebbe andare sempre ad aggravare, giusto? La situazione è perfetto, così almeno abbiamo paura veramente. Ah, sì, giusto. Dai, andiamo. Vediamo se finalmente un po' di paura in questo gioco, perché mi sto annoiando. Oh, madonna. Il telefono. Senti, sono cambiati di quadri. Sento no, Lucia. No, sento Lucia. Madonna, ecco, ma questo, guarda, ma questo è sempre più cattivo alle corna. La piantina sempre è lì. Cresciuta. È pure cresciuta, ragazzi. Madonna. Stanno passando i giorni e noi siamo sempre a fare il bagno. Non si è chiuso. Ma sempre più sangue comunque, ma non può morire in una volta sola. Hai qualcosa sul tavolo, c'ha. Ma che dici? Sì. Vai, il frigo? Mi è venuto un po' di fa. Allora, una forchetta, ragazzi, che cosa significherà? Non del pan carré è scaduto. Sonia, cosa pensa se riesce a mangiare? C'è della Nutella. Oh, il mio piede. Questa porta si apre? Io voglio aprire. No. Vedrete che ci sarà. Ci sarà un colpo di scena. Caffè? Non ci voglio andare di là. Colpo di scimmia, vai. Un colpo di. Oh, mamma mia. Jonathan, do you know what time it is? Jonathan, dove sei stato? Cosa è successo? The condition has gotten worse. Are you taking your medication? Hai bisogno di medicinali? Do you know how worried your family is? La famiglia how many times have I told you this is dangerous? Don't forget to take your medication. Devi dirlo per tutti. Non ti scordare tutti. Di prendere le due medicine, sempre la stessa okay, cosa. Ok, dove sei la stato? Porta. Aperto la porta. E fanno aprire. Aperto la porta. Madonnina. Ma dove sono? Come Madonnina? Ma con chi è? Ma aperto la porta. Comunque, dovete tradurre, perché io non so tradurre. Il bagno, ragazzi. Cos'è che diceva? Era una chiamata di un amico, okay. Sicuramente. Dove sei stato? Hai preso le due medicine. La tua famiglia sta cercando, non rispondi. Ok. Il bagno si è aperto. Per favore, compari qualcosa. Mamma mia, è quel periodo del mese. È proprio abbondante. Quando arriva, arriva. No, qualcosa qua. C'è pure... le medicine. Le medicine, ti scordai? Ah, hai ragione. Tutto testo, sai. Sempre la stessa, non è? Benzo di ma è uguale. Dentro noi sempre più attaccati. Si quando si alza sudando. Fa con... Che schifo. Ma io mi farei vedere, noi siamo questi che giochiamo. Ok, possiamo prenderle? Oh, ma se
senza acqua. Ma più pulito, non c'è più sangue. È perché ti sei drogata. Ah, allora, domani vi drogo per vedere la casa pulita. Infatti, e droghiamo chi entra. Ma non ti chiedi che cos'è che ti ho dato prima di entrare in casa? Puoi uscire, puoi uscire. Ah, possiamo andarcene sicuri? Io faccio così. Oh, guarda. C'è qualcuno seduto? C'è uno seduto. Salve, arrivederci. Allora. Oddio, dove è la porta? Mi sono persa. Tera, ti sei fermata. Sì, perché ho sbagliato. Ok. Ma siamo vicini alla fine? Siamo vicini alla fine? No, siamo ancora a casa, cioè abbiamo iniziato il gioco a quanto ho capito. Ecco, vabbè. Che è successo? C'è una vespa. Dove? Ragazzi. È tutto pulito. Qualcuno si è preso l'erba. No, è vista. Ragazzi. Io penso che le porte si aprono in automatico qui dentro. Scusate, devo fare un rutto, mi è salito il sushi. Non mi piace queste cose. Non mi piace. Non vediamo niente. La TV, andiamo a vedere. Sì, ma perché è tutto buio? È perché tu devi andare alla TV sempre? Perché c'è Art Attack, dai. Art Attack, devo prendere una cosa in bagno. Ma perché? Cosa? I rotoli! Ma è chiuso! I rotoli, come facciamo Art Attack? Non togliete il video a quest'audio, eh? Hai visto? Resce Samara. Mamma mia, vi prego. Oddio, io lo so che questa è una classica scena che ti attira e poi tu ti giri. Senti, ma la vedi una picca in Svidol o qualcosa? No, io me ne sono accorto, ma ero convinto di aver sbagliato. Veramente, è passata una persona. E dove è andata? Meno male. L'ombra, ma scusa, l'ho inquadrato? Io non l'ho vista allora. Vabbè, però siamo un horror specifico. Ma dove dobbiamo andare? Io non ho avuto paura. No. Si illumina? Ok, possiamo andarci. Sì, vai. Aspettate, il mio ciuffo. Subito. No, non so come aprire però, ragazzi. No, penso che... Dove siamo? Ragazzi? Vedo la luce. No, ti sei girato al contrario. Ma... Vai indietro. Ma cosa sta succedendo? Ah no, c'era un attimo. Ma qua. Ma è cambiato. È cambiato, infatti non c'era questo archetto. Oh mamma mia, di nuovo tutto al buio. Ma è al contrario. Al contrario, ragazzi. Ma che vi siete bevuti prima di fare questo video? Coca-Cola! Piuttosto, qualcosa di alcolico. Oh, una porta aperta più quella vicina. Quella di prima, sempre la stessa. Non è perché è al buio. Oh mamma mia! L'ho vista! Oh mamma mia! No, questa ora ci fa tipo un 2-3 stelle e si avvicina. Allora, le opzioni sono due. Così. Scegliete voi, aspetta. O io vado incontro correndo. Ma guarda se c'è altro invece. Ho deciso io. Allora? Ho deciso io, sono quello coraggioso. Dov'è? Avete visto, l'ho superata la signora. Dov'è? No, perché? Era una signora così. Ma aveva il seno rifatto? Sì. Basta, mi sento leccare il piede, però ho paura in questo momento. Qua ci sono bottiglie di birra. Chi lecca i piedi? Oh mamma. La stanza, il carione di prima. È tornato il carione. Nella stanza, vabbè. Nella stanza c'è la signora. Oddio, quella non sono stata io. No, è stato lo scricchio della porta. Però ha visto che bellino, l'ha fatto trovare un orsetto. Come la torta che sto facendo? Ecco, questo è un segno del destino. Queste armadie mi piacciono un sacco. Li volevo fare smantiamo. No. Dobbiamo tornare indietro perché abbiamo saltato la cucina, tutto. Oh, un bigliettino. Che c'è? Che c'è? Caduto qualcosa? C'è questo passare per cadere qualcosa? No, permetti di fare il cretino. No, seriamente, ho visto tipo che fosse caduto qualcosa. E bene, sentite, io vorrei dormire stanotte, che ne dite? Tu hai voluto fare questo gioco? Io? Mi hanno obbligato! Oddio. Si mangia! Oh, cosa vi offro? Una tazza di caffè? Dovremmo risolvere il mistero. Una tazza di pasta, un bicchiere di caffè?
Vediamo se si apre il frigo e quella porta. Ah, giusto, giusto, oddio, giusto. Me l'ero scordata la porta. Ora si apre e ci caghiamo tutti addosso. Non si dice caghiamo. Leonardo passa la sua giornata così. Non si dice. Ma hai visto che c'erano dei graffi su quella cosa? Su quella foto? Ma non c'è più il cavallino? No. No. Oddio, su quelle foto. Ma che devo guardare? No, al muro. Allora, senti. C'è qualcosa in questa stanza. Che non abbiamo visto, mi sa. In quella stanza è sicuro. Perché non si illumina. E andiamo in quella stanza. Mi sta facendo male la schiena comunque. Vuoi fare cambio? Ah no, è uguale, sempre così. Sei forse così. Certo, sei bello troppo alto. Ho voluto essere più alta. Adesso hai la coppa. Allora, andiamo per gradi. Allora, per qui gradi. Non c'è niente. Allora, iniziamo con 30 gradi. Abbiamo capito. Alza che la signora piace la luce. Un'altra pianta carnivora. Oddio. Apri. Ma in che senso? Riprendi. Ma come si è bruciato? Ma ora come lo laviamo? Un po' di candeggina. Come si toglie? Vai, riprendilo. No. Che è ancora quel periodo di mess. Ma si è asciugata con... Era con finita la carta igienica, visto tutti quei rotoli. Ah, possiamo andare. Ok. Era ora. Regia. Oh, un'altra porta che non è più quella. Ah, c'è la seconda porta aperta. Quasi metà. Oddio, siamo a 25 minuti qui. Stai, apri l'aria, aumenta l'aria perché qua... No, non si può aprire. Era socchiusa. E c'era qualcuno magari che ci siamo persi di guardarlo. Avete visto? Era un bug o era qualcuno? Non l'ho capito se stava... di nuovo silenzioso, è tutto di nuovo silenzioso. Basta, andiamo veloce, mi sono seccata. Niente. Puoi interagire sempre con le stesse cose? Oddio, momento. C'era qualcuno! Ho intravisto, però io ho visto qualcosa. No, ma secondo me è il gioco quando si carica. Ah, tipo un bug. Ah, però mi sembra che c'era qualcosa a terra, no? Credevo. No, è la luce. Un po' di sangue. Abbiamo quello ormai. Va bene, andiamo qui. È la luce del giorno. C'è il cassetto lì aperto, però. No, quello pure prima c'era. Non puoi interagire. E la porta? E la porta, non puoi interagire. Qua. Pezzetto di carta. Oh, mamma mia. Gennaio, venerdì. È tipo l'orsetto. Ai. L'orsetto che è tutto oddio ragazzi. Ah, il cerotto. Non ci fate caso a niente, poi nessuno ha notato che c'è giorno un cerotto è? Nel cuore. 30 gennaio. Gennaio, quando faccio il compleanno io? Non ho capito. Il 30 gennaio. Se lo vuoi sapere, risparmi sulle lettere della cassa comunque. È inquietante. Ma tu non ci avevi fatto caso. Ok. Va bene. Ora capisco perché giocava sempre Stefano. Secondo me l'ha messo lui. 30 gennaio. Sì. È veramente inquietante. Apri. Cosa? Ma possiamo uscire, penso. Ragazzi? No, non lampeggia. No, non lampeggia. Non si vede niente. Madonna. Ho sentito. Il buster che si sta grattando con me. Ma non era la porta che ci colava. Ma sicuro. Sta russando. Pure il cane che russa. Allora, cerchiamo le scritte, per favore. Piano piano sul tavolo. Qui c'è l'altra metà di foglio. Sì. Oh, mamma mia. Ora appena dice c'è scritto Sonia, tipo. Giralo. Allora, vai, andate a leggere. I got really and... Non si possono unire. Hit my... Ma cosa significa? Io leggo daddy. Questo è il mio orsetto. Voi dovete tradurre a chi lei me l'ha regalato, il video, mio papà. Me l'ha regalato, cioè è nato da quando è nato mio padre. It's me. E quello non so cosa c'è scritto. Regia, sai cosa c'è scritto tu? No, è cancellato, quindi. No, vai avanti. E dietro? È la stessa cosa. Ah, ce n'è altri? Ma mi sembrano solo due. Allora, aspetta, quindi può essere che ne abbiamo lisciato qualcuno? Ho rotto del sushi. Vedi, pure io. Bel video. Oh, Santa Lucia. La. Allora. No, ragazzi, io non leggo. Today was the best, questo è il mio giorno. È morbido, dolce. Soffice, vabbè, Vabbè, qualcosa sempre sull'orsacchiotto, che il suo papà, grazie papà, alla fine c'è scritto. Sarà la storia dell'orsacchiotto che gliel'ha regalato. Allora, tre, quanti sono? Quattro, immagino. Allora, vediamo se possiamo... No. Dove può essere? Vicino alla macchina del caffè.
Magari qualche cosa. No, io penso che sia altrove. Qualche quadro. In questa perché stanza? Se qua abbiamo trovato un pezzo, in salone abbiamo trovato un altro nel pezzo. Bagno non ma non abbiamo altre porte. Forse ci può entrare guarda uno in camera. Guarda il ferro da stiro. Il ferro da stiro. Cosa ho trovato? Qual quadro? Qual quadro non cosa? Quel quadro non cosa? Lì, 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 lì. Ah, qui! Forse? No, una lattina schiacciata. No. Ci avviciniamo a quello. Sul divano. Oh, oh! Ah, si è aperta. Si è aperta, era ora, via. Quattro giorni sono passati. Oddio. Ecco il diario. Oddio. Prego, ragazzi. Cioè, qua è composto. Ah, guardate. Ah, yesterday. Che fai tra Google? Vediamo che cosa c'è scritto. Allora, vai, oggi è stato il giorno più bello di sempre. Di sempre. Papà mi ha regalato un orsacchiotto. È così morbido e tenero che l'ho abbracciato tutto il giorno. Addirittura l'ho portato a letto. Grazie, papà. Questo perché so l'inglese bene. Giusto, sì, certo. Allora, questo mi sono arrabbiato davvero e ho colpito il mio orsacchiotto. Mi ha fatto pensare a quando papà mi picchiava. Quindi mi sono sentito male. Povero ma infatti, bambino. Ma quindi allora analizziamo un attimo che cosa è successo in questa perché dobbiamo cos'è stato? Dobbiamo la cabina armadio. Capire che cosa è successo, no? Come si muove? Io vuoi che ti tengo vuoi che ti tengo questo? Dove sono sposato? Vuoi che ti tengo questo? E dove dobbiamo andare? E come cammino? No, dovrei andare io avanti, capito? Però penso che ci vomitiamo tutti dobbiamo sincronizzare. Madonna, ma è sempre peggio. Guarda, un'altra piantina. Ma poi, ma quanti pantaloncini nel lavandino? No, ma avrò finito le pezze per asciugare. Comunque, quanto è passato? Mesi per farsi così. Il periodo è rimasto sempre così, però dai. Allora, io lo so che. La televisione. Che c'è scritto? Che c'è scritto? In questi giorni. Regia. Alcune persone hanno ucciso le proprie famiglie. In casi gravi, alcuni individui hanno addirittura ucciso il proprio senza nemmeno riconoscerlo. Jonathan, non c'è scritto. Sono state dei casi di persone che hanno ucciso le proprie famiglie. Che tipo erano impossessate, non capivano. Io lo so. Si è aperta quella porta. Lo sapevo. Resterai con me. Lo sapevo che avessi aperto quella porta. Entriamo in camera da letto. Oddio. Una mazza. Non lo so. Meglio se di una salsiccia. No, una prendi mazza. La mazza. Non mi fa prendere niente. Comunque, ragazzi, io non so se voi. Secondo me è il bambino. E il bambino è perché è stato maltrattato dal papà e quindi e ora lui ha dei problemi, nessuno gli ha pagato la psicologa, no? Con la chiave inglese mi chiudo qui, non puoi interagire con nulla. No, oddio, che dobbiamo fare? Secondo me guarda la luce è peggio. Possiamo andare. Spero che mi sono distratto. Mi sono distratto. Oh mio Dio. Ma è finito? Ma che cos'è? Siamo zombie adesso. Oddio, noi vediamo le anime. C'è una donna alla fine che si chiude in casa. Vabbè, dobbiamo andare solo avanti, secondo me. Madonna, perché piango? Ti prego, non mi comparire più. Mi compare anche di nuovo in quel modo? No. Regia? Eh sì, perché ricompare? Non voglio io. Non compare più? No, non ci dire niente. Dai. Perché me la sono persa. Possiamo tornare indietro? Sì, aspetta. Oh, io lo sapevo. Che ti faceva andare... Comunque sono io, senza lentine. Sì, infatti. Ora capisco cosa provano. La luce bianca. E calcola che devo guidare così. Veramente? Sì, perché non c'ho le lentine. Ma sei pazzo. Ma ti ho detto che guido io. E infatti. No, beh. Oddio. Chiudere vicino alla luce, vai vicino alla luce. Ah, qui. Ecco, ma sono sicuri. Ali! Prendiamoli. Pigliali. Tutti prendiamoli.
Cioè, non dovrei aprire la porta. Sei drogato. Ah, adesso vedi meglio. Vedine altri allora. Non lo so però se... pure tu fai così. No, non vedi. No. La luce ti lampeggia. Ah, non andare indietro. Occhi. Sogno sempre a guardare a testa bassa. Io sono tutto il video così. Dallo stereo. Siamo a testa sotto. Ma sto vedendo, c'è qualcosa che non va. Oddio. E io gli ho detto, guarda, sono sollevate. Bionda. Ma io? No, lui. Senti, che cos'hai contro le bionde tu? Vai, vai, vai. Io sono bionda, vedi? Guarda le strisce pedonali. Ma scusami, adesso come devo guardare? Perché se sto così guardo in giusto, capito? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tanto l'unica porta che è dritta è ma quella. Ma che ne sai è sempre tu? Quella. Guarda, è sempre buona quella. Vedi? È tutto al contrario. È tutto al contrario. Meglio, almeno sembra più pulito. Ma non è più pulito comunque. Te l'avevo detto. Le piantine? No. Proprio là stanno. Mi sto confondendo. Sì. Ragazzi. È tutto al contrario. Sono confusa. Io sono confusa. Beh. Scusate. Che strano però. No, devo capire una cosa però. Se la porta si apre al contrario. Si è fissata questa porta, ragazzi. E il frigo? Questa è un'ossessione maniacale. Il frigo? Ma le persone sono al contrario? Ce l'hanno la band. Oh, non mamma mia, ma quindi vedremo quella al contrario. Ma però come rispondo? Come rispondo, amore? Dov'è il telefono? No, no, no. Metti le traduzioni accanto a Roma. Ah, infatti vero. Ah, 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 ah. Dove... Hai sentito Jonathan? Hai sentito Jonathan? Non ho mai sentito qualcosa di così bello prima. E poi? Ma sta traducendo sempre la sera. Forse non hai capito che va avanti. Scusa regia, cosa ha detto? Sta arrivando. It's coming. Oh mamma mia. E perché mi si era fermato? Ok, però la luce non... Io mi sono confusa. Devo controllare le stanze, vero? Il bagno, bagno è aperto, il bagno è aperto. Puoi andare in bagno. Però guarda, il bagno è dritto. Come è dritto? Sì, sì, e c'è qualcuno là. Guarda, come è una sai? Mano, è una mano. Ma quella. Dove? Quella là è una mano, Sonia. Ma che dici? Vai, in tuo cesto. Ma non è... Vai. Hai visto? Si è chiusa la porta dietro. Hai visto che non c'era niente? C'è una bella doccia. Come si chiama? Spiala. Spiala. Dobbiamo uscire, mi sa. Spero. Aia! In quanto mi fanno male i piedi. Voi non avete idea di come sono messa io. Ma come si esce? No, no, già non chiudo. Dobbiamo entrare dentro la doccia. Ci dobbiamo lavare. Per forza. Che è sta cosa? Una luce, non sto capendo niente. Che devo fare? Vi giuro, non vedo niente. La luce, okay. L'unica cosa, la luce. Ah, oddio. L'ho detto. Ok. Ora è al contrario. È al contrario, ora. No. No, il bagno è sempre uguale, ragazzi. Ma... è il contrario fuori. Ok. Oddio! L'orsetto! Oddio! Sul cavalluccio! Vai, passa correndo, tanto devo la devo rompere lampeggia. La luce, secondo me. Ma perché? No, quando no, devi soltanto camminare. Vai, vai, puoi uscire, puoi uscire. No, no, secondo me compare qualcuno di no, là. No, no, puoi uscire. Pure prima era così, vedi? A posto. Ora è dritto. Ma... abbiamo finito forse. Oddio! Cosa? Sei un po' buggato. Ma è un po' re quando si sveglia la mattina comunque in tutto ciò. È sempre lui uguale. Io con la cervicale. Ma devo scappare forse. No. È devi finito. Cammina. Ah, devo scappare, mi sa. Non ti devi girare. Devo ecco. scappare. No. Non ti girare. No, non sono io che mi giro, ah, okay, ti scusa. Giuro, non sono io che mi giro. Corri. Sto correndo. Dove devo andare? Non di là, non in l'angolo, no. Mi ha preso. Mi ha preso! Scappa! Non so dove devo andare! Ah! Qui! Dove andare? Non l'ho preso!
ripreso, ripreso. Ma cosa devo fare? Mi sono una dritta perché ci ho messo tre sì. ore per capire. Devi rompere gli specchi. Ok. E, ah, quindi questo lì. È uno specchio quello lì. Riusci. Lo devo rompere. Mi sono mangiato. Mi posso Non gli puoi toccare le tette. Cioè, che devo fare? Girare. Ti giri di nuovo e corri. Corri verso fuori. Sonia, okay. Ti giri così. La guardi. Va bene, ora la guardo. Ok, adesso vai. Mi giro e me ne vado. Capito niente. Che devo fare? Lo rompo, lo rompo. L'ho rotto. No. L'ho rotto, cosa ho rotto? Cosa devo rompere? Le luci, devo rompere. Dove sono gli specchi? Ma sei uscito oramai. Sei in un angolo della stanza. Ma dove sono gli specchi? Io ho girato assai, sono stato un po'. Questa è la parte più complicata. Allora, vado avanti. Mi giro. Ciao. Ok, mi rigiro, me ne vado. Scappa veloce. Ma devi devi andare indietro. Vuoi farlo tu? E qui la Come fine. Come si gira? L'amicizia, gira. La fine. Vai. Primo specchio. E lo devi rompere, rompilo. Tutto, schiaccialo. No, gli passo. Poi. Ah, questo è uno specchio, ok. Gira a sinistra, vai in bagno. No, questa è la luce, non la devi. Lì, la, e come si entra? Come si entra? Aspetta, posso riprovarci? Sì. Vediamo. Come si entra lì? Perché non c'era la prima. Allora, vado avanti. Comunque lei gira da sola. Sì, No, la okay. visuale. Quindi non c'è bisogno che vai indietro. Ma scusate, ma non sono neanche partita. Ma infatti io vado avanti e lui si gira, infatti io vado avanti, basta. Poi fa così, poi si rimette dritto e me ne vado. Vai, no? vai. Ok. Allora, il primo specchio. Ma questo è uno specchio, sì. Così. Tu. Oh, è quello per struccarsi. Poi ce n'è uno. Poi gira subito sulla sinistra. In cucina ce n'è uno. In cucina. Oh, ecco qua, penso questo qua. Ok. Lei grida, lei grida. Ok, lei grida. In bagno, andiamo in bagno. Rompiamone. Sì, ok, e dove siamo ora? Nel non salone, capisco, non capisco siamo. Dove dobbiamo andare. Qui, questo l'abbiamo fatto no. già. Dove siamo? Vuoi provarci? No, non lo vai. Però non l'hai capito. Dobbiamo capire dove sono gli altri. Ma veramente ti fa paura questa signora? No, non mi fa paura. Ma non ho fatto niente però. Certo, se l'aspetti lei. Non devi aspettare. Ma io stavo andando. Devi andare subito appena lei. Io stavo andando. Ok. Guarda, io già sto. Già clicca. Vai. Io sto andando. Ok. Che cosa stai schiacciando tu? Accelerare. Ma che dici? Mica si accelera. Allora, andiamo nell'ultimo, andiamo. Eh no, ma voi non siete per andare indietro, no. capito? Devi entrare da dentro. Funziona, posso provarci io, ragazzi? Sì. Com'è? Allora. Questi tre sono i tasti. Allora, quella è la visuale. Quindi, aspetta. Questa è la visuale che giri. Eh? E questi qua sono avanti, sinistra e destra. Così e per rompere? E col... Clicca sul cliccare mouse. Cliccare il mouse. Allora. Perché il mio va storto? Rompi. Devi mirarlo ancora, come se lo guardi. E non è facile. Se questo voglio aspettare la signora. Ragazzi, non so i tasti. Ma non tu hai mai giocato? No. I tasti non so. E puoi iniziare ora? Ho avuto un'infanzia difficile, non ho mai giocato. Il muro! Qua ce n'è uno. Beh, di là. No, di là no, non ci voglio andare. Ma così come fai? Ma io controllo il segnale. Ehi, ti aspetto. Vuoi provare tu? Io? No, ma io non, più che altro non so dove andare. Ma io Vai. Comunque la voglio nominare fatto? Concetta. Però... Sì, però con quale ordine? Quanti sono? Questa. Ah, tu cercavi di evitare. No. Te sei più qua? No, dobbiamo no. In cucina. Mannaggia, ma qua mi sono bloccata e lei ora mi prende. Qui ce n'è uno, vedi? Vabbè ragazzi, qua magari non lo so se lo taglio questo pezzo perché se ne sarà un'infinità.
Io vado direttamente di qua ora. Vado direttamente di qua e vado di là. Dove vado là? Ah, ricomincio. Aspetta, io aspetto tu. Ah, ma lei fa il giro, hai visto? Ma quella tombera i muri. Vai nel salotto e giri attorno al tavolo come hai fatto nella cucina. Però lei no, passa i muri. In mezzo. No, invece non lo sa. Ce la fai, fidati. Passa in mezzo. Fidati. No, infatti non. Prova a fare come tipo io. Uno. Ok, andiamo nel salotto. Non dovevi andare nel salotto. Vabbè, nel salotto. Gira il tavolo, gira il tavolo. Ma perché? Gira il tavolo. Gira avanti. Ma sei scemo, gira, ma sei gira scemo. L'ho rotto, dov'è lei? Dov'è lei? In cucina siamo andati? Cucina, no, è qua, è qua. Girami, girami. Dove siamo? Ma dove vedo più niente. Ce l'avamo quasi, ragazzi. Ma anche quando mai ne avevamo rotti due? No, tutti l'avevamo rotto. Sì, mancava tutti. Solo quello in cucina. Una cosa si è rotta sicuro. Ok, 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 ok. Cosa ci manca? La cucina. No, cucina. No. Ti giuro, ti facciamo un culo così, bella. Dov'è l'ultimo mancavo? Gira dalla... Quando lei torna indietro io rimetto esatto. Da lì. Esatto, è perché okay. La ti ritrovi nel corridoio. Ok, aspetta, allora. Quante ce n'è comunque? Ma penso una per ogni stanza. Allora. Uno. Uno. Qui. È semplice, questo è il bagno. Allora, vado qui, vai la tiro, no. Vado indietro. Okay, ok, lei cambia, lei viene qui ora, da qui. Ok, e io poi passo da lì, era un po' questo del corridoio. Vai. Ok, lei ora verrà da qui. Torno da qui, secondo me. E dov'è? Devo andare in cucina? Le dov'è? No. Ecco! Allora, proprio. Lo rompo e vado indietro. Lo rompo e vado indietro, non faccio il giro del tavolo. Ma se invece lo rompi ed esci subito? Ma dove esci te il corridoio? Cioè. Ma lei ancora deve arrivare. Vedi che ce l'ha il tempo. Lei quasi bisogna che esce a marcia indietro, però. E se vado secondo me pure. Se vado direttamente alla cucina? È marcia indietro, poi dopo la vai, vai in marcia indietro, vedi qua. Ce la fai. Okay. E poi quella sequenza che avete fatto voi, salone sì, e non bagno. Mi ricordo più. Vabbè, aspetta. Allora, togliamoci quello della cucina. Allora, il primo è questo. Sì. Tanto dalla cucina possiamo uscire con un capito. Il secondo è la cucina. Aspettate, perché io qui ogni volta mi. Rompi le desci. Vabbè, va. Vai, salone. Qua, bravissima. Brava, bagno. Fatti, tutti! Sì, tutti, sì, tutti, sì, che sì, dobbiamo fare? Sì. Ora mi fa saltare in aria. Adesso non ho più paura. No, questo non fa. Abbiamo come si. Ah, ora tanto mi compare. Scappiamo. Ma quanto dura? No, ti è prego, finito. Dimmi che è finito. Più o meno. Mancavano pochi minuti. Sì, sì. Sì, è che con noi durerà 4 giorni questi no, minuti. No, basta, mi sono seccata. Sempre lo stesso. Sono arrabbiata. Dove sei? Comunque mi continua a salire il sushi a me. Ma sarà quel peperone. Il peperone, il peperone è vero. E chi guarderà questo video pensa: peperone col sushi? Il cavallo peperone. No, qua comunque sempre ce ne vuole piantina. Ah, comunque non so se voi, anche voi sentite questa sensazione. Puzza, di pace. Sì, è scorreggiato. Ah, oh, 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 oh. Cos'era? Non lo so, una scritta e poi. Ma proprio un attimino. Senti, l'abbiamo combattuta, non può esserci più. Bastardi, lo so, mi faranno saltare. Nella sostanza, nella sostanza. Ma c'è qualcuno a letto? No, c'è l'osso. Sì, no, no. È la signora. Ah, è morta. No, non mi sta facendo un bel riposino. Vediamo se si illumina, no. Le prime medicine. Prendiamocele queste medicine, per favore. Ne ho di bisogno. Mi fanno male i polsi, è una posizione innaturale quella che ho. Ah, ah, che significa? Che significa? Regia! Più o meno, dici più o meno. Il crimine è sono una donna di 40 anni e un bambino di 9 anni, l'assassino. Moglie e figlio dell'assassino. Le vittime? Sì, sono entrambi morti, in accordo con la polizia, la moglie aveva la bocca, torno, non mi ricordo. Più o meno vai. Sì, siamo stati. Scena del crimine, vabbè. Usati nell'omicidio. Dice che al telegiornale ci sono state delle vittime, una signora di 40 anni e il bambino di 9. Quindi è stato il papà a fare questo. Oh mamma, cosa stiamo guardando? Boh, finito. Ora mette l'olio. Ha finito. È finito. È finito. Ah, che fatica, ragazzi, che fatica.
Un accidente, manco l'audio. Va bene. È finito, ragazzi. Che cosa ne pensate? Devo dire che dopo l'ultimo pezzo, da che avevo paura, mi è salita una rabbia. Ora se la scontavo con me. Io me l'aspettavo un pochino più horror. Sì, sì, sì. Diciamo c'è una volta più aspettativa. Tutto sommato. Però si può fare adesso per scoprire che. Un'ora? Quanto? E vabbè, chi vorrà guarderà tutto il video. Chi non lo vorrà, ciao. No, va bene, comunque ragazzi, fateci sapere se vi è piaciuto questo video, se vorreste vedere altri video così insieme, magari ci sediamo. Vabbè, ah ok, pensavo new game ancora, basta. Magari ci, non lo so, ma ci sono altri video, film in questo modo, anche se però secondo più me spavento, carino, sì. Ne ho uno, è presente Exit 8, quello lì del corridoio, sì, della stazione che abbiamo già portato, potremmo portarlo insieme, che ne hanno fatto uno in un ospedale psichiatrico tipo. Ed okay, è in quel modo, devi passare okay nel reparto, mi sembra di averlo visto, sempre le cose. Quindi se vi piace un'idea potremmo portare quello. Lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto, commentate sotto facendomi sapere tutte quelle cose, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, sotto in descrizione trovate il link, così li distraete ragazzi, non mi sento, a un altro canale che tra qualche settimana inizieranno a uscire video anche lì, quindi iscrivetevi anche là. Ciao! Questo è un cuoricino piccolo, guarda. Ti guardi i drama coreani? E questo lo facevano in Thailandia. In Corea? Sì, Thailandia. Guarda questo. Sì, quello lo facevano in Italia molto spesso. Ciao. Secondo hai visto? Chiudilo. Hai visto? Non va. Ma chiudilo proprio il gioco ormai. Molto più semplice.